A Francavilla al Mare arriva il comune audioprotetto. L'amministrazione comunale, in collaborazione con Udito Italia, promuove una giornata di sensibilizzazione sul benessere uditivo. Fare corretta informazione sui temi del benessere acustico è l'obiettivo della campagna comune audioprotetto, una sinergia tra amministrazioni locali virtuose e Udito Italia Onlus, impegnata nella promozione della salute uditiva. Il comune audioprotetto è un comune che ha avviato un percorso di sensibilizzazione uditiva attraverso la realizzazione di una o più azioni relative al benessere acustico della popolazione, e quello di Francavilla al Mare è stato uno dei primi ad aderire alla campagna sociale. Ad accogliere l'idea il sindaco Luisa Russo e l'assessore Leila Di Giulio, nella convinzione che la prevenzione rappresenti uno strumento fondamentale per preservare la salute dei cittadini, accanto ad attività di informazione e sensibilizzazione sui temi dell'udito e sull'importanza di seguire uno stile di vita responsabile e rispettoso della salute uditiva. Ed ecco noi Luisa Russo, sindaca di Francavilla al Mare. Oggi una bellissima giornata di sensibilizzazione sul tema del benessere acustico, una bellissima sinergia tra il comune e tutti gli specialisti del settore. Sì, siamo qua per, come comune pilota, diciamo a livello addirittura nazionale, non solo regionale, per come comune audioprotetto. Siamo qua proprio nel centro anziani ricreativo degli anziani a Francavilla, che è un fiore all'occhiello della nostra città, proprio per sensibilizzare loro, che è la popolazione più colpita dal problema dei disturbi dell'udito, per sensibilizzarli, avvicinarli e far capire loro quanto è importante la prevenzione o comunque la cura dell'udito per la socializzazione e per tanti altri aspetti della vita. Ci abbiamo creduto sin dall'inizio. Voglio ringraziare l'assessore delle politiche sociali, dottoressa Leila Di Giulio, per il grande lavoro che ha fatto, e oggi è stato un grandissimo successo perché c'è un grande riscontro di pubblico. Sì, veramente sono moltissimi i cittadini che sono accorsi qui, perché hanno anche la possibilità poi di fare una visita. Sì, hanno la possibilità di fare una visita con il dottor De Luca, che è uno dei medici d'eccellenza di quel settore, di quella specializzazione. Voglio ringraziare anche lui e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa. Mauro Menzietti, fondatore di Udito Italia Onlus. Fare corretta informazione sui temi del benessere acustico, e questo è l'obiettivo di questa campagna, che tra l'altro mette in evidenza una bellissima sinergia con il comune di Francavilla. Eh sì, oggi lanciamo il concetto qui in Abruzzo di comune audioprotetto, che esprime al massimo appunto la sinergia tra le istituzioni, tra il volontariato e anche le aziende che contribuiscono a questo obiettivo. È una grande lungimiranza questa dell'istituzione comunale, del sindaco, dell'assessore, che ci dà la possibilità a Udito Italia, questa associazione che ha diffuso il concetto di benessere uditivo ormai in tutta l'Italia. Ricordiamo che Udito Italia è membro italiano del Forum Mondiale dell'Udito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi dal punto di vista sanitario l'istituzione massima ci ha conferito l'incarico di diffondere in Italia questi messaggi, perché oggi diffondere la cultura dell'udito, diffondere il concetto di benessere uditivo, significa dare informazione, significa dare la possibilità ai cittadini di essere consapevoli del loro problema e di poter fare le proprie scelte di salute in autonomia, significa dare autosufficienza, in particolare alle persone anziane è un concetto chiave, e in tema di udito significa evitare il rischio di isolamento, di frustrazione, di difficoltà di comunicazione, che oltre a essere un grande disagio sociale ha anche dei risvolti economici, quindi anche qui in termini di autosufficienza molto significativi, perché chi non è in grado di comunicare, chi capisce una cosa per l'altra, prima o poi avrà bisogno di un aiuto, e questo basta poco per evitarlo. E basta poco, perché basta incontrare il proprio medico, uno specialista otorino, così come il dottor Carlo De Luca, che oggi si mette a disposizione appunto degli iscritti qui del centro anziani, per rispondere alle proprie curiosità, delle domande, fare visite gratuite, fare dei controlli dell'udito. Basta poco, oggi pomeriggio avremo tanti cittadini più consapevoli che sapranno cosa fare per risolvere il loro problema di udito. Sì, perché oggi qui si farà prevenzione culturale, ma i cittadini avranno anche la possibilità di fare una visita, è così? Eh sì, questo è proprio il servizio più alto che riusciamo
a mettere in campo in un contesto come questo, perché l'otorino è poi la figura, il medico specialista, è colui in grado di capire qual è il tipo di problema e dare dei suggerimenti, perché a volte basta poco per risolvere un problema, a volte è solo un tappo di cerume che poi tranquillamente si toglie, ed ecco che la vita cambia, perché poi essere cittadini attivi, essere brillanti nelle comunicazioni significa avere la possibilità di contribuire in maniera attiva appunto alla società, e siccome sono persone di una certa età io credo che abbiano tantissimo ancora da insegnare e da comunicare appunto alle proprie famiglie ma anche a tutti gli altri cittadini. I cittadini hanno incontrato il dottor Carlo De Luca, specialista in otorinolaringoiatria, che è stato a disposizione per spiegare come prendersi cura del proprio udito, affrontando i temi della socioacusia e del benessere acustico. Dottor Carlo De Luca, otorino, quali sono i primi segnali ai quali bisogna prestare attenzione in tema di salute uditiva? Allora, il concetto dei primi segnali è molto difficile da comprendere, perché tutte le persone che si trovano alle nostre consulenze, quando andiamo a dire c'è una diminuzione dell'udito, dobbiamo stare molto attenti, perché viene sempre negata. Tutti dicono no, io ci sento benissimo, guardano il partner, dicono è vero che ci sento bene, e il partner risponde no, non è vero, perché quando ti chiamo capisci sempre una cosa per un'altra. E questo è fondamentale, perché il concetto della diminuzione dell'udito, a differenza della diminuzione della vista, viene visto come un handicap. Questo perché culturalmente i sordomuti, che oggi per fortuna non esistono più, perché ci sono gli impianti cocleari che sono i cosiddetti orecchi bionici, che hanno bandito il sordomutismo, cioè oggi a due giorni dalla nascita si fa un esame che si chiama ecococleare, che dice bambino sente o non sente, e quindi va inviato immediatamente ai centri che fanno questi impianti cocleari, e quindi questi hanno un bagaglio verbale con la logopedia che è normale. Infatti ci sono ragazzi impiantati che hanno anche due lauree. Una volta invece questi sordomuti sembravano cretini. Il cretinismo è tutta un'altra malattia. Allora oggi quando si dice a una persona non ci senti, questo dice no, perché non ci sento? Io ci sento benissimo, e invece non è così. Allora molto delicatamente bisogna cercare di far capire il concetto, come? Dicendo, facendo degli esempi. Basta dire a una persona, ma se io la chiamo da un'altra stanza, lei mi capisce? Dice no, io la sento ma non la capisco. Ed ecco che qui entra il discorso di discriminazione verbale, che non è il sentire o non, il non sentire, è il sentire bene e capire quello che si dice. Perché una cosa è sentire il rumore di una macchina che passa, e una cosa è capire una persona che parla dall'altra stanza. Quindi chi ha una diminuzione dell'udito di tipo medio, diciamo, che sente bene la TV se alzi il volume, che riesce a parlare come stiamo parlando noi due, uno di fronte all'altro, già se lei mi parla, che io sto con le spalle girate, lei quando parla usa un linguaggio che a un'altra persona è comprensibile, a me non è comprensibile. Allora i amici le dico, cosa hai detto? E uno dice, ah, ma che sei sordo? No, che io sono sordo. No, non è vero che sono sordo. Quindi bisogna capire che questa percezione alterata dell'udito è fondamentale da correggere. Perché? Perché ci sono degli studi recentissimi che hanno dimostrato che l'assenza della percezione comprensibile e l'assenza della stimolazione uditiva dell'ambiente porta a una degenerazione, una neurodegenerazione, quindi a livello cerebrale, che sviluppa molto più precocemente una neurodegenerazione, quindi tradotto in soldoni una demenza. È fondamentale pertanto fare una protesizzazione precoce. A quale età? Non c'è l'età. Quando una persona si accorge che c'è un calo dell'udito deve mettere le protesi. Ovviamente la protesizzazione va fatta bene da professionisti, non è che ci sono delle protesine che si vendono su internet, ma sono solo degli amplificatori, non hanno i tagli di frequenza o la diminuzione del rumore ambientale. E allora uno che fa poi è come se portasse una scarpa stretta, non la mette, dice no, ma l'ha messa l'amica mia, non ci sente bene, e quello è qualitativamente, non è un impianto hi-fi fatto bene, questo è il concetto, chiaro? Quanto sono importanti queste giornate per sensibilizzare e fare cultura? E queste giornate sono fondamentali proprio per abbattere questo gigante che c'è culturale sul disagio uditivo visto come un handicap. Io mi prodigo affinché questa divulgazione
del concetto che portare le protesi non è un handicap, ma è un ausilio alla vita, al benessere, alla socializzazione, è fondamentale. Dobbiamo abbattere questo muro dove la protesizzazione acustica, perché la prima cosa che ti dice il paziente: ma si vede la protesi? Ma perché l'occhiale non si vede? Ma ci vedi meglio con gli occhiali? Sì, e allora perché non vuoi sentire meglio? Questo è il discorso. Oggi un'iniziativa veramente molto importante, anche perché il comune di Francavilla è il comune pilota di questo progetto, che è un progetto nazionale. Sì, è il comune pilota, e adesso partiamo con questo progetto che sarà divulgato in tutti gli altri comuni. Mi auguro che la ridondanza e l'eco sia importante anche sui social e in generale, per far sì che la popolazione possa giovare di questi benefici, perché alla fine è un beneficio portare la protesi. Qual è il consiglio che vuole dare a tutti i telespettatori nel caso in cui avessero il dubbio di non sentire bene? Ma è banale. Quando una persona comincia a dire cosa hai detto, quando una persona sente parlare ma dice che cos'è, allora deve farsi un esame audiometrico nei centri importanti, seri, non cadere nelle mani di chi è un venditore senza scrupoli, e vedrà che risultati li avrà.